Siamo con Erika Stefani, senatrice della Lega. Si attende, insomma, è ore di attesa per, in commissione per il disegno di legge sull'equo compenso. Dovremmo essere le battute conclusive di una discussione su un testo che è nato nella scorsa legislatura, un testo che è già stato approvato anche in questa, già dalla Camera dei Deputati, che arriva adesso al vaglio del Senato. E l'obiettivo di questo disegno di legge è arrivare a sancire un principio, questa forse è la parte più importante, un principio in base al quale il libero professionista non deve diventare un contraente debole nei confronti dei grandi gruppi finanziari, delle grandi banche, delle grandi compagnie, ma che possa sempre esercitare con grande dignità la sua professionalità. E questo vale ovviamente non solo per gli avvocati, si sta parlando di tutti i liberi professionisti, ma io dico sempre che questa norma non è la fine, questo è l'inizio di un dibattito che deve andare proprio sull'ambito delle libere professioni. Adesso ne stiamo parlando dei compensi, ma lavoreremo anche sul tema del lavoro autonomo, come si sta facendo adesso anche il Ministero, per raggiungere veramente anche degli obiettivi di una libera professione, ma una libera professione dignitosa che sappia rispondere anche alle esigenze dei clienti e quindi dei cittadini.